Qui sorgerà l'inceneritore di Torino, che brucerà tonnellate di rifiuti avvelenando l'aria. La Fiat non è più torinese. Comune e Regione hanno acquistato questi terreni di Mirafiori per 60 milioni di euro, ad oggi ancora inutilizzati. Un bel regalo per la Fiat. Ci dicono che Torino punta sui lavori qualificati, ma la Tecnimont sta chiudendo e ha appena trasferito 350 ingegneri a Milano. Siamo all'Arena Rock, che è costata 5 milioni di euro e dove non è mai stato fatto nessun concerto, è stato solo un bell'appalto. Questo è il nuovo quartiere della Spina 3, un quartiere senza servizi, senza spazi pubblici, senza verde e con solo grandi centri commerciali. Qui hanno fatto una pista ciclabile, peccato che finisca dentro l'edicola. Torino è la città più indebitata d'Italia, circa 6.000 euro a testa. Chiamparino ha lavorato scaricando i debiti sulle prossime generazioni. Vorremmo il wifi libero per tutti i torinesi nelle aree pubbliche. Ci vorrebbe un piano di piste ciclabili ben fatte su tutti gli assi di scorrimento. Per la città di Torino vorrei un servizio migliore, più efficiente, alla portata di tutti. Estendendo la raccolta differenziata porta a porta su tutta la città di Torino. È ora di costruire quartieri a misura d'uomo, con servizi, spazi pubblici. È necessario investire sull'intelligenza e attirare qui i migliori talenti. Per rilanciare Torino bisogna tagliare le clientele e investire nel futuro. Puntare su persone capaci. Lavorare sulla qualità della vita e sulle piccole cose. Lavoriamo per la città da 3 anni, ecco un po' di quello che abbiamo fatto finora. No, sono solo cittadino, non può fare le foto allora. È finito il tempo che voi stiate lì ad aspettare qualcuno che vi rappresenti, non vi rappresenta più nessuno! Se siamo qui in 200 stasera, l'anno prossimo saremo 2.000 e l'anno ancora dopo saremo 20.000 e così sempre di più. E di questo sono molto sicuro. Quelli che hanno qualche problema di mobilità, come me, di non cedere. Guardatevi attorno, vi piace il mondo in cui viviamo? A me non piace. A 5 Stelle è stata organizzata la raccolta differenziata di tutti i rifiuti. Vogliamo portare nelle istituzioni cittadini motivati e competenti. Io ho letto il suo curriculum. Ho detto, il curriculum come il suo ce l'ha, lui e Jobs, quello che ha inventato la Apple. Per cambiare Torino ci vuole il contributo di tutti. Riprendiamoci la città, continuiamo il movimento. Ti spacco tutto, tutto il cemento, faccio finire l'inquinamento. Io spacco tutto, tutto il cemento, faccio finire l'inquinamento. Si alza il vento, c'è movimento.